Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Andiamo a vedere come fare quest'altro tipo di mimosa con l'ananas. Questo è il pan di Spagna che mi sono preparata ieri, vi lascio il link della ricetta in descrizione. L'ho diviso in tre dischi. Ho tolto appena un pochino di briciole perché poi andremo a tagliare a cubettoni uno dei dischi. Qui io sto usando un barattolo di ananas, l'ho fatto a pezzettini e con il succo ci bagno intanto il primo disco. Ho messo il cerchio intorno così riesco a bagnare bene anche il bordo. Deve rimanere molto morbido e poi metto prima i pezzettini di ananas, piccolissimi mi raccomando. E poi ci metto sopra la crema chantilly. Anche questa ricetta trovate le dosi nell'altro video che ho fatto di torta mimosa al cioccolato, poi vi lascio il link. Spalmiamo per benino. Finito di spalmare la crema, sopra ci mettiamo l'altro disco di pan di Spagna, lo bagniamo con il succo di ananas, anche questo, mi si è bucato un pochino, però non fa niente. Ora tolgo il bordo all'altro disco che è rimasto, lo faccio a pezzettini, non lo butto, lo metto al centro della torta, vado a coprire anche quel buchino che mi si era formato, poi ci metterò la crema in modo che al centro rimane un pochino più alta la torta e formerà tipo una cupoletta. Spalmo bene la crema anche ai lati, così. Scusate, mi manca il piatto girevole, non riesco a trovarlo, ma lo comprerò prima o poi. Ok, ci siamo quasi. Finisco di tagliare l'altro disco, formo, faccio le strisce, poi ritaglio e vado a formare i cubotti a mo' di mimosa. Intanto le briciole che avevo tolto le attacco ai lati, che si attaccano meglio, essendo così più piccoline. Eccole qua. E poi iniziamo a mettere la nostra mimosa. Ok, che si attaccherà alla crema. Eccola qua, è pronta. Questa naturalmente va messa in frigo qualche ora prima di tagliarla. Poi va guarnita a vostro piacere. Io ci metterò anche un po' di panna attorno ai bordi sulla base. Eccola qua, guardate com'è bella, c'è un remettino di mimosa che toglieremo prima di mangiarla. È bellissima, amici. Adesso la taglio e l'assaggio. Buona, buona veramente, morbidissima, speciale. Ciao, ci vediamo al prossimo video!